Bentornati su Zone d'Ombra. Quello che tocchiamo oggi è un caso molto delicato, un caso che risale al giorno di Pentecoste del 2013, giorno in cui Papa Francesco sembrò aver compiuto un esorcismo sotto gli occhi del mondo. Un episodio che molti ricorderanno, soprattutto per l'enorme clamore che suscitò. Ma quel giorno ci fu davvero un esorcismo o, come si è affrettata a smentire la Chiesa, si trattò solo di una semplice preghiera? Zone d'Ombra ha indagato su questo, ma come sempre io lascio a voi il giudizio finale. A fine video fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti perché sono veramente curiosa. Ma oggi non parliamo solo di questo, perché per esprimere un parere su quello che è successo nel giorno di Pentecoste del 2013, dobbiamo anche sapere esattamente cos'è un esorcismo e cosa accade veramente durante questo misterioso rito. Tanta carne al fuoco oggi, quindi non vi rubo altro tempo e cominciamo subito. Piazza San Pietro, Roma, domenica 19 maggio 2013. Al termine della Santa Messa di Pentecoste, Papa Francesco si avvia come al solito verso i malati che hanno partecipato alla celebrazione, esattamente nei pressi dell'Arco delle Campane. Il pontefice si avvicina a un ragazzo in particolare. Il sacerdote che lo accompagna lo presenta al Papa con qualche parola e l'espressione del pontefice cambia improvvisamente. Il Papa appare concentrato e pensoso, estende le mani sul giovane, pregando intensamente, mentre il ragazzo spalanca la bocca. A TV 2000, canale dei Vescovi Italiani, l'unica emittente che ha girato le immagini quel giorno, alcuni esorcisti hanno assicurato che si sarebbe trattato di una preghiera di liberazione dal maligno o di un vero e proprio esorcismo. Ma la sera stessa il portavoce Vaticano, padre Federico Lombardi, ha chiarito che l'intenzione del Papa era quella di pregare per una persona sofferente e non di esorcizzarla. Dopo questa smentita, il direttore di TV 2000, Dino Boffo, avrebbe chiarito: il Papa non si riconosce nella parola esorcismo. Il tutto sembrava finire lì, un malinteso dovutamente corretto. Tuttavia, il capo degli esorcisti italiani, padre Gabriele Amort, avrebbe poi affermato in un'intervista radiofonica: quello fatto da Papa Francesco è stato un vero esorcismo. Se padre Lombardi l'ha smentito, vuol dire che non ha capito nulla. E allora, Papa Francesco ha compiuto o no un esorcismo quel giorno? Dopo più di 10 anni il mistero non è ancora stato chiarito. Stando alle citazioni finora fatte durante le udienze o nelle conversazioni con gruppi di fedeli e ancora nelle omelie, nei documenti, il demonio è una figura che compare spesso nella predicazione di Papa Bergoglio, tanto che rispetto ai suoi predecessori è stata utilizzata con maggiore frequenza. Non si tratta ovviamente del diavoletto col forcone vestito di rosso, ma della forza del male che si insinua ovunque, sotto le pieghe della storia, persino nella Chiesa. Va da sé che per Papa Bergoglio costituisce la radice di tanti problemi, divisioni, liti, scismi, comportamenti sbagliati, corruzione, visioni distorte della realtà. Francesco rammenta costantemente ai fedeli cattolici l'esistenza del maligno e delle sue variegate tentazioni. Le volte che lo ha evocato sono ormai centinaia e basta fare una ricerca con Google per rendersene conto. A volte Francesco ne parla attingendo direttamente dalle sacre scritture, altre volte facendo esempi pratici, tratti dalla vita quotidiana, per far capire agli interlocutori che non si tratta di un'astrazione simbolica, frutto di fantasie, ma di una forza negativa e incontrollabile, capace di distruggere l'umanità perennemente in bilico tra il bene e il male.
Ma padre Amort, nel tempo, ha chiarito varie cose nel suo libro, intitolato L'ultimo esorcista. Tra queste, la continua lotta dei papi contro il diavolo. Padre Amort scrive: Nel corso del suo lungo pontificato, Giovanni Paolo II ha lottato diverse volte contro Satana e la sua battaglia continua anche oggi che è morto. Wojtyla è presente ancora oggi durante molti esorcismi. Una volta una posseduta mi ha detto: Mentre mi esorcizzavi, ho visto di fianco a te Giovanni Paolo II. Tu non te ne sei accorto, ma mi stava esorcizzando assieme a te. Dalle affermazioni di diversi esorcisti emerge che l'invocazione a Giovanni Paolo II ha un impatto devastante sul diavolo. Amort precisa. Quando si nomina Wojtyla durante un esorcismo, il posseduto schiuma letteralmente rabbia. Il demonio ha lottato parecchio contro la beatificazione di Giovanni Paolo II e ancor più lotterà per la sua canonizzazione, ma non riuscirà a impedirla perché Satana è il grande perdente, mentre Dio vince sempre. E allora, anche Papa Francesco ha un forte ascendente sul demonio. È quel giorno di Pentecoste del 2013. Ha compiuto davvero un esorcismo sotto gli occhi del mondo? Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti sotto il video. Ma intanto c'è chi ha dichiarato che col diavolo non si discute, non si dialoga, non si negozia. Il diavolo si esorcizza. E a questo punto, se vogliamo capire bene ciò di cui abbiamo parlato finora, chiediamoci anche cos'è un esorcismo. L'esorcismo, uno dei termini più terrorizzanti del vocabolario horror, soprattutto a partire dal 1973, quando il film L'esorcista è approdato sul grande schermo mostrandoci immagini destinate a restare per sempre impresse nella memoria di chi le ha guardate. Ma i veri esorcismi, quelli che ancora si praticano quotidianamente, sono davvero come quelli mostrati al cinema? Precisiamo intanto che in questo video, per ovvi motivi di tempo, parleremo solo dell'esorcismo praticato dalla Chiesa Cattolica. Ma in realtà l'esorcismo viene praticato in tutte le religioni del mondo, in una forma o nell'altra, contro un demone o contro un altro. Prendiamo quindi spunto dalla pratica esorcistica del cattolicesimo e iniziamo col capire per bene cos'è un esorcismo. Si tratta di un insieme di pratiche e riti considerati efficaci in ambito religioso nello scacciare una presunta presenza demoniaca o malefica da una persona, un animale o da un luogo. Queste pratiche sono molto antiche e fanno parte del credo di varie religioni, secondo le quali esseri naturali possono essere posseduti da esseri soprannaturali. Colui che è considerato essere sotto il controllo di spiriti malvagi, però, non è reputato cosciente delle proprie azioni, né diretto responsabile, ma solo un tramite per gli spiriti. Tuttavia, a volte, chi è considerato essere sotto il controllo di questi spiriti cerca questo fatto con il proprio libero arbitrio ed è quindi reputato cosciente delle proprie azioni e diretto responsabile. La persona preposta agli esorcismi è chiamata esorcista. Nell'ambito della Chiesa Cattolica, l'esorcismo, fatta eccezione dell'esorcismo ordinario praticato in occasione del battesimo, è un sacramento praticabile solo dai vescovi o da un presbitero che abbia ottenuto il mandato del proprio vescovo. L'Associazione Internazionale degli Esorcisti, fondata nel 1990 da padre René Chénesseau, sacerdote ed esorcista francese, e dal notissimo padre Gabriele Amort, sacerdote ed esorcista nella diocesi di Roma, è l'unico ente in materia riconosciuto dal Vaticano.
Attualmente sono oltre 400 gli esorcisti soci dell'AIE nel mondo, ai quali si aggiungono 124 ausiliari. Anche nella Chiesa ortodossa l'esorcismo è una preghiera sacerdotale che il prete dirige verso Dio perché siano cacciati i demoni. Come nella Chiesa cattolica, anche secondo gli ortodossi, la morte, il peccato e la malattia sono in stretta connessione. Ogni manifestazione negativa, difficoltà, possessione o malattia è dunque considerata come un'azione diretta del demonio. Pertanto è necessario elevare la propria preghiera per la guarigione e liberazione di ogni persona che ne faccia richiesta con fede e umiltà, senza ricercarne le cause. Già, le cause. Quali sono le cause per cui si può essere posseduti? La prima è il grave perseverare nel peccato, rifiutando ostinatamente il ravvedimento. Il peccato, cioè, trascina verso il peccato. Ne derivano delle inclinazioni perverse che ottenebrano la coscienza e alterano la concreta valutazione del bene e del male. Poi c'è la pratica di maledizioni, malefici, evocazioni di demoni e riti magici a danno di qualcuno che si vuole far soffrire o distruggere, ma anche la partecipazione, anche occasionale, a sedute spiritiche, la consultazione di maghi e stregoni, la frequentazione di gruppi di occultismo, congreghe di streghe e sette sataniche. E poi, secondo la Chiesa, c'è la permissione misteriosa di Dio, che consente al posseduto innocente di trarre, seppure attraverso un'atroce sofferenza, meravigliosi benefici per la propria anima e per il genere umano. Se per uno dei motivi che abbiamo appena detto una persona viene posseduta, allora attraverserà tre gradi, ovvero le tre fasi della possessione. La possessione di primo grado, la più conosciuta e riconoscibile. Si tratta del caso in cui una persona presenta i sintomi classici di possessione, ovvero perdita di coscienza, comportamenti violenti, linguaggio scurrile con cambiamento di tono di voce, espressione linguistica in lingue sconosciute o rare. In questo grado di possessione il demonio è latente, si limita ad alterare gli atteggiamenti del posseduto, le sue reazioni al sacro, gli instilla sentimenti di disperazione e depressione. In questi casi non c'è tempo da perdere, il maligno ha già preso pieno possesso della persona ed è necessario l'intervento immediato di un sacerdote ordinato da un vescovo che possa condurre la persona a liberarsi dal male grazie all'intercessione diretta della Chiesa. La possessione di secondo grado, invece, è più evidente. Si manifestano cambi di voce, fenomeni preternaturali come la levitazione, la pirocinesi, ovvero il potere di incendiare gli oggetti a distanza, oppure la materializzazione di oggetti dalla bocca. Si scopre inoltre che l'acqua santa produce piaghe sul corpo del posseduto, che di per sé manifesta chiaramente di avere un'altra personalità. In genere, per possessione diabolica, si intende questa situazione intermedia. E poi c'è la possessione di terzo grado, quando lo spirito maligno o più spiriti ha preso un dominio tale della persona da alterare orribilmente persino i suoi tratti somatici che divengono veramente raccapriccianti, ma anche il suo odore, la sua temperatura. Questo è il caso più arduo e occorrono di solito numerosi esorcismi per la liberazione definitiva. In effetti, la differenza tra le ultime tre gradazioni
È solo una sottigliezza, perché molte volte la persona passa da una fase all'altra con mutamenti quasi impercettibili. E allora, quando si pensa che una persona sia posseduta, come si procede? Intanto, già da soli si può fare qualcosa. I mezzi più forti per scacciare i demoni, infatti, sono la preghiera, il digiuno e la messa quotidiana. Esempi di preghiere esorcistiche tradizionali sono il Santo Rosario, le preghiere a San Michele Arcangelo, le preghiere a San Raffaele Arcangelo e la devozione ad alcuni santi come Sant'Anna, Santa Elisabetta, San Giorgio oppure San Vito. Sono tuttavia richieste due condizioni indispensabili prima di procedere a un esorcismo: non aver tralasciato alcuna cura messa a disposizione dalla scienza medica e aver seguito fedelmente il trattamento prescritto dal medico, perché la preghiera non dispensa da questi doveri. Poi, se tutto questo non basta, è necessario rivolgersi alla Chiesa. Oggi la Chiesa procede cautamente nel praticare l'esorcismo, soprattutto in presenza di malattie che un tempo venivano unicamente giustificate con l'azione del demonio, come la schizofrenia, l'epilessia o altre malattie mentali. Il primo scopo dell'esorcismo, quindi, è diagnostico. Non per niente i casi di possessione sono studiati da un sacerdote accompagnato da uno psicologo o da uno psichiatra. Bisogna verificare se la persona sottoposta a esorcismo è affetta da disturbi naturali o posseduta dal maligno. Il sacerdote esorcista deve indagare sulla storia del suo paziente, soprattutto sul momento in cui sono iniziati i sintomi della possessione. Lo schema preposto di questo tipo di indagini prevederebbe quindi un interrogatorio iniziale della persona e dei familiari, lo studio degli esami medici ed effettuarne nuovi se necessario, preghiere di guarigione e di liberazione eseguite da un gruppo guidato da un sacerdote. E adesso veniamo al vero e proprio esorcismo. L'esorcismo è considerato un ministero particolarmente delicato e difficile, che viene affidato a sacerdoti dotati di particolare equilibrio psichico e spirituale. La durata di un esorcismo è varia e non è esattamente come nei film che siamo abituati a vedere. Non si svolge tutto in una notte, ma in più riprese, che si sviluppano in un percorso che per ottenere la completa liberazione può durare anche anni. Il sacramento dell'esorcismo è disciplinato da un apposito rituale, il De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam, letteralmente gli esorcismi e alcune preghiere, adottato nel 1998 in sostituzione del precedente più antico del 1614, che però resta in uso nella maggior parte degli esorcisti, che lo considerano più completo ed efficace. Il libro contiene la preghiera a San Michele, che nella tradizione secolare e popolare è considerata il più potente esorcismo contro Satana, insieme alle preghiere al prezioso sangue di Gesù, culti questi condivisi con la Chiesa ortodossa. Il rituale suppone che la persona posseduta abbia la libera volontà, sebbene il demonio può avere il controllo del suo corpo, e prevede preghiere, benedizioni, invocazioni secondo le indicazioni del rituale. Ci sono tre tipi di esorcismi: l'esorcismo privato o non rituale, che non è l'esorcismo fatto in uno stanzino con due o tre persone, ma quello in cui la Chiesa, come tale, non è impegnata ed è privo di valore liturgico. Quindi non è un sacramento.
In sintesi, non ha valenza liturgica e non ha formule ufficiali. È lecito a tutti, preti e laici, quando vi è la certezza morale di un'aggressione straordinaria del demone. La sua efficacia dipende dalla benevolenza divina e dalla fede degli interessati. Poi c'è l'esorcismo pubblico, che a sua volta non significa fatto in piazza, ma fatto in nome della Chiesa, da parte di un ministro legittimamente incaricato e secondo i riti previsti nei libri liturgici approvati. Gli esorcismi pubblici si dividono in minori o maggiori. Sono minori quelli che fanno parte di altri riti, del catecumenato e del battesimo, per capirci, e non hanno lo scopo di liberare da influenze demoniache, ma dalle conseguenze del peccato originale e dall'influsso diabolico ordinario. Mentre maggiori o solenni sono gli esorcismi pubblici previsti per i casi di ossessione o di possessione diabolica, ovvero nei casi in cui il demonio, operando dall'esterno, impedisce in modo permanente le azioni dell'individuo, o nei casi in cui opera attraverso l'individuo, agendo dall'interno del corpo della persona posseduta, esercitando un dominio più o meno pieno. Negli esorcismi maggiori, detti anche grandi esorcismi, la Chiesa supplica lo Spirito Santo di venire in soccorso alla nostra debolezza per scacciare i demoni e impedire loro di nuocere ai fedeli. La Chiesa agisce negli esorcismi non in nome proprio, ma unicamente nel nome di Dio, al quale tutti gli esseri, diavoli e demoni compresi, devono obbedire. E infine vi cito una frase celebre del film L'Esorcista, che ho sempre adorato perché la trovo estremamente ottimista. Anche il diavolo, spesso, è tentato dal fare del bene contro la sua volontà. Un video impegnativo quello di oggi, lo so, però adesso sono curiosa di sapere cosa ne pensate, scrivetemelo nei commenti. E se esorcismi e possessioni vi interessano, vi lascio qui a sinistra un video che parla della reale e terrorizzante possessione che ispirò il famosissimo film L'Esorcista. Buona visione e alla prossima!